Una manifestazione di protesta organizzata da CGIL e UIL per contrastare, si legge in una nota, la direzione della politica economica molto lontana dal mondo del lavoro dipendente e dei pensionati delle fasce più deboli. Al centro della manifestazione la manovra di bilancio del governo che, dicono CGIL e UIL, non ha risposte concrete sulle emergenze di questo paese, più volte evidenziate dai sindacati. Oggi siamo in piazza per rivendicare la discussione su tanti temi: lavoro, giovani, pensioni, sicurezza sul lavoro. Abbiamo chiesto al governo, a tanti governi che si sono succeduti, di discutere assieme per stabilire quali erano le priorità degli elementi che dovevano essere sulla legge di bilancio. Questo non è stato fatto. Noi riteniamo che ci sia una grave crisi in questo momento nel nostro paese, un impoverimento forte di giovani, pensionati, meno giovani, che comunque impattano con un mercato del lavoro in grande crisi industriale. Infatti anche questa terra, voi avete grandi crisi di aziende storiche anche a livello di cultura che appunto vi hanno sempre caratterizzato. Quindi siamo qui in piazza per dire al governo che deve parlarci e diciamo basta. E poi c'è uno slogan ben preciso per questa manifestazione. C'è uno slogan, è adesso basta, noi vogliamo essere ascoltati, ma non lo diciamo noi, UIL e CGIL, lo dicono i lavoratori e le lavoratrici che con cui ogni giorno parliamo. Non arrivano a fine mese, non avranno più supporto per gli affitti, ma avranno dei tassi di interesse di mutuo altissimo, hanno un'inflazione sui beni di prima necessità, gli alimenti del 17%, quindi voglio dire c'è una situazione su cui bisogna assolutamente discutere. Morti sul lavoro, pensioni, rivalutazione delle pensioni, pensioni di garanzia per i giovani, voglio dire i temi sono tanti. Protestiamo perché nella finanziaria che sta in discussione in Parlamento non ci sono le risposte che chiediamo per lavoratori e pensionati di questo paese. E addirittura il governo sta portando avanti delle politiche che vanno proprio in direzione contraria, sul fisco, in tema di precarietà, sulla tutela dei salari, degli stipendi e delle pensioni. E c'è tutto il tema legato poi al sistema sanitario nazionale che è in crisi e che dove sostanzialmente nella finanziaria si va a favorire ancora di più il privato ai danni del pubblico. Tutto questo, per tutte queste ragioni e anche per tante altre, noi stiamo scioperando oggi in tutta Italia e nel centro Italia per quanto riguarda tutti i settori.